come lo definisce lei, un po' cretino su fascismo e antifascismo. Ma lei non pensa che, soprattutto per un leader, una leader di destra, sarebbe molto, molto importante essere molto, molto chiare su questo tema? Guardi, io sono stata chiara da 20 anni, ma non vi interessa. E non interessa alla sinistra, perché la sinistra ha bisogno dello spauracchio dell'antifascismo e del fascismo, altrimenti non sa di che cosa parlare in campagna elettorale. Allora, se mi fate capire di che cosa stiamo parlando, io vi ascolto volentieri. Ma mi pare folle questo fatto che io ho dovuto fare tutta la campagna elettorale a parlare di qualcosa che è morto 70 anni fa e a non poter spiegare ai cittadini che mi voglio occupare dei loro problemi di oggi e non di parlare di storia. Quando vogliamo fare un dibattito di storia, facciamo una bella interrogazione di storia, mi prenderò una laurea in storia. Io voglio parlare di oggi e non ho potuto quasi mai parlare in questa campagna elettorale di programmi perché tutta la volta avevo una lampada in faccia della quale mi si chiedeva non si sa bene chi e non si sa bene da parte di chi. Perché a me mi si parla, vedo la gente scendere in piazza per difendere la Costituzione. E esattamente chi è che difende la Costituzione? Il PD? Cioè No, quelli che gli all'articolo italiani, 1 la della Costituzione non è del Costituzione, scusi, PD, la Costituzione è degli italiani. quelli che la Costituzione gli Ed hanno è fondata sistematicamente sull'antifascismo. sputato in Basta. faccia all'articolo 1 della Costituzione, c'è Ma che scritto vuol la dire? sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle Che forme e vuol nei modi dire? previsti dalla Basata presente Costituzione. sull'antifascismo? E vi segnalo sommessamente che negli ultimi 7 anni di quello che volevano i cittadini, la sinistra se n'è ampiamente Stiamo fregata, quindi parlando non di mi venga a fascismo, non parlare stiamo della parlando adesso Costituzione. della gestione Va dei bene, allora problemi. facciamo così. Semplifichiamo, siccome siamo in chiusura Ha di detto trasmissione, che è antifascista, chi basta. pensa che la priorità del prossimo governo sia combattere il fascismo può Non votare è il una PD. priorità, è un substrato Le sto dando culturale. ragione, mi scusi. È un Chi substrato pensa che la culturale che è priorità innato del negli prossimo italiani. governo sia votare il PD, sia, scusi, Votare votare la. il PD. Perché non, cioè, non mi fate finire una frase, veramente, è un lavoro. Allora, Ma certo che è un lavoro, è il suo lavoro. chi pensa che la priorità del prossimo governo debba essere combattere il fascismo può votare il PD. Chi pensa che la priorità del prossimo governo debba essere sicurezza, lavoro, impedire che i giovani scappano può votare Fratelli Va d'Italia. bene.